riscritto la P2, abbiamo dimenticato che alla P2 è riscritto anche il generale Pavese. Non basta essere uccisi per la glorificazione e la santificazione. Anche Varisco è stato ucciso. Ma Varisco, che era stato ucciso, aveva una compagna che faceva segretario di Pecorelli. E il giorno dopo sarebbe andato a lavorare con Pecorelli. E Varisco dice, lei, il Presidente della Repubblica Mattarella, della prima commissione, è un personaggio tutto da studiare, perché è quello che ha realizzato con il falsato da Banda Ramagliana, Toni Chicchiarelli, l'episodio tragicomico dell'acqua della duchessa, che non può essere letto e studiato se non collegato all'episodio di Via Gradoli. I brigadisti che leggono le carte di Moro non capiscono che lì ci stanno 40 anni di storia d'Italia, ma lo capisce subito un'altra persona, che non è che perché siccome è morta va tenuta conservata, il colonnello dei carabinieri Bonaventura, il quale a Milano la mattina del 1 ottobre 1978 è il protagonista negativo della scoperta del covo, fatta grazie alla brillante intuizione e azione del capitano dei carabinieri Arlati, il quale, per essere stato troppo brillante, dopo 2 anni viene messo in condizione di andarsene dall'arma. Perché se ne va? Perché io volevo far fare le cose incompatibili non con l'arma, ma con la società civile. E scrive un libro, quel signore che sta là, che purtroppo, diciamo, ha un esito diverso da quello di Provvisionario Liquidi, perché il primo giorno di uscita viene tutto venduto. Sì, dallo stesso personaggio. Allora, le vendette di Moro nel 78, chi quella mattina del 1 ottobre le vede, capisce che lì c'è materia per destabilizzare il paese molto più dello stesso rapimento, dello stesso omicidio Moro. E quindi quelle lettere vengono nascoste o sottratte. Tenete presente che nel dicembre del 78 OP, sempre il giornalaccio di Pecorelli, pubblica delle affermazioni contenute nelle lettere di via Montelivoso 2 del 90. Quindi significa che Pecorelli ha letto la parte di via Montelivoso del 90 prima del 78. E tutto questo succede nel dicembre del 78, mese nel quale, l'ho detto ieri sera in commissione, succede un'altra cosa strana. Due persone apparentemente guardie e ladri, Pecorelli e Dalla Chiesa, vanno al carcere di Cuneo a trovare il capo ispettore maresciallo in candela. Cossiga, che è molto amico di Dalla Chiesa, giustamente, d'altra parte come si faceva a non essere con Dalla Chiesa in quel contesto storico, era il capo dell'antiterrorismo, noi stavamo con lui, mica stavamo dall'altra parte. Cossiga dice che Dalla Chiesa non avrebbe mai preso un caffè con quel delinquente ricattatore di Pecorelli. Vanno insieme a trovare in candela al carcere di Cuneo. E in candela al processo di Palermo per la morte di Dalla Chiesa dice a me di prigioniera che Dalla Chiesa ricevesse input da Pecorelli. E dicono entrambi al maresciallo in candela di scoprire il salame entrato nel carcere di Cuneo, nel quale ci sono le carte di Moro contro Andreotti, ma di non leggerle e di portargliele subito, cosa che brillantemente in candela fa e gliele porta alla Chiesa. Lo stesso mese di dicembre nel quale Pecorelli pubblica
lettere di Moro mai ricevute dai destinatari e riscoperte a Montenegoso 90. Ergo, grande contiguità